Che siamo qui all'Associazione San Vincenzo, un'iniziativa meravigliosa dove Giulio Golia non verrà mai neanche Luca Bete, probabilmente perché hanno interessi a mostrare altre cose. Noi mostriamo quello che realmente accade qui a Napoli e lo facciamo con il presidente Peppe Maienza. Peppe, ci racconti un pochino com'è nata questa iniziativa? Sì, è un'iniziativa che non parte da ieri, ma parte dal 1979 grazie ad un intuito di un nostro confratello, di un nostro socio che, essendo ferroviere, si ravvede già del fatto che nella stazione durante la giornata alcuni senza fissa dimora desideravano uno spazio dove potevano ripararsi dal freddo o dal caldo. Un'esperienza che comunque è andata avanti con il tempo e che va incontro anche a questa emergenza sanitaria importante. Peppe, quanti ragazzi avete? Quanti volontari siete? In questo periodo di emergenza sanitaria molti volontari ci sono, perché catturati dall'essere propensi, sensibili. Sì, dall'essere sensibili. Perfetto, ascolta, un'altra domanda, volevo capire chi vi aiuta, chi vi sostiene? Dura domanda, ci autofinanziamo prima di tutto e poi, grazie al buon cuore di tutti i vicini, commercianti che non sanno nemmeno se riaprono, attività che ristorative ad esempio, riusciamo comunque a mettere il classico piatto a tavola. In realtà in questo periodo distribuiamo circa 100 cestini al giorno, una forza incredibile, visto che comunque il nostro servizio prevedeva 10 pasti serviti a tavola. Oggi distribuiamo 100 cestini grazie al volontariato e grazie alla distribuzione. Qui siamo all'interno delle cucine di questa meravigliosa iniziativa che è l'Associazione San Vincenzo, così come ci ha spiegato bene il presidente. Dopo Roberto ci sta Salvatore, un altro volontario. Salvatore, cosa si mangia oggi? Riso all'insalata e uno spezzatino di carne con patate. Ah, perfetto. Lo chef? Pollo e patate e piselli, uno spezzatino e un riso all'insalata. Perfetto. Quante persone servite? Dovrebbero essere su carta 70 persone. Ma arrivano a 100 sempre, 120. Giornalmente quante persone sono? 100-120 persone, normalmente, anche perché si presentano gente che non hanno preso un numero, perché noi per regolarci facciamo una distribuzione. Però all'ultimo momento c'è tanta gente che viene che non chiede niente, non prende il numero e noi serviamo. Sì, esatto. Quali sono le difficoltà ulteriori che trovate? Difficoltà, perché in questo periodo di forte emergenza ad esempio è difficile mantenere la fila, talvolta non c'è supporto di nessuna autorità e facciamo da soli. L'importante è che però molti volontari arrivano e ci stanno dando una mano. Chiediamo sostegno non soltanto economico, ma abbiamo bisogno anche di braccia. Quotidianamente serviamo 100 pasti e abbiamo bisogno sicuramente di chi li serve e di chi gestisce la fila, anche maturando un certo dialogo e confronto con i nostri ospiti senza fissa dimora. Generalmente chi sono i vostri ospiti? Nella maggior parte dei casi si avvicinano migranti, soprattutto provenienti dai paesi dell'est, e diversi napoletani che, pur avendo famiglia, con molta dignità arrivano qui, si mettono in fila e prelevano il cestino per la moglie e per i propri figli. Ad esempio mi vengono in mente i famosi papà. Per Sinapsi News e Napoli News Magazine, Sergio Angrisano.